mezzo Gian Camilli di Ancona, i giudici Stefano Carozza di Caserta, Salvatore Galasso di Cagliari. Osservatore federale il signor Rolando Barrovecchio di Roma, il medico del campionato il dottor Alcis di Cagliari. Incontro ovviamente sulla distanza delle 12 riprese. Titolo italiano di pesi mosca in palio, il detentore Luigi Castiglione, pantaloncini rossi, Colonia Gresta Chiabolotti, Mercurio Ceramitaro e lo sfidante, pantaloncini giallo oro, Colonia Gatti Berloni. Una sigla quest'ultima che rivediamo sempre con piacere sul ring. È il terzo incontro tra i due. Tutti incontri disputati quest'anno a febbraio a Roma, e Ceramitaro perse il titolo ai punti contro Castiglione, poi replica a Taranto in aprile, abbandono di Ceramitaro la decima ripresa ed ora questa terza replica. Vediamo come andrà a finire. Attenzione, dopo lo stop è partito un colpo a Castiglione, nessun problema. Ceramitaro si è detto molto preparato, molto concentrato per questo incontro. Il siciliano ha una box non impregnata di classe, e tuttavia sul ring è un generoso, e quando riesce a boxare è gradevole anche a vedersi. Quando perde un po' il suo equilibrio, la sua linearità, poi diventa un po' sgorbutico se non scorretto. Un buon sinistro di Castiglione è andato a segno. Castiglione è un pugile sicuramente più tecnico, è stato tra l'altro anche uno dei punti di forza della nazionale italiana dilettanti, argento europeo nel 91. Si scalda un po' il combattimento e devono stare molto attenti ambedue i pugili. Quando entrano in corpo a corpo le teste tendono a scontrarsi pericolosamente. Termina la prima ripresa, una prima ripresa nella quale è arduo intravedere una prevalenza dell'uno o dell'altro pugile. Una prima ripresa pari. Qui siamo all'angolo di Mercurio Ceramitaro, un volto espressivo, e vi è già un segno sotto lo zigomo destro. Applausi intanto alla graziosa, occorre dirlo, signorina, che ci fa sapere a tutti che la prossima sarà la seconda ripresa. Qui il volto da pugile sicuramente meno gradevole di Ceramitaro. Non ce ne voglia il simpatico siciliano. Qui invece siamo passati da Luigi Castiglione con Mazzeo e Gresta ad assisterlo. Seconda ripresa. Prova a tenere a distanza l'avversario Castiglione con una serie di jab. A vuoto Ceramitaro, la cui smorfia è inconfondibile, quasi un ghigno. E per chi non conosca bene Ceramitaro, sembra che sia costantemente con il sorriso sul volto, in effetti non è così, è il suo aspetto, è questo ghigno, come detto, che si stampa sul viso, dà l'impressione del sorriso, ma vi assicuro che non è così. Destro di Castiglione, poi lega Ceramitaro, richiamato da Gian Camilli, l'arbitro anconetano. Destro di Ceramitaro, poi il jab dell'uno e dell'altro pugile si incrociano. Destro di striscio di Castiglione, ancora Castiglione assegna con il sinistro, ma reagisce Ceramitaro, colpisce forse un pochino dietro, vediamo se Gian Camilli lo ravvisa. No, nulla di fatto. Destro di Ceramitaro, poi chiude
addosso all'avversario, ha uno sguardo Castiglione verso l'arbitro, ma non è accaduto nulla di irregolare in questa fase. Cialemitaro ha questo tipo di pugilato con il volto costantemente in avanti, e per cui spesso procura danni ai suoi avversari in maniera involontaria, come peraltro accade a Roma nel primo incontro tra i due. Ebbe una ferita molto vasta Castiglione nel corso della quarta ripresa, e lo stesso Castiglione ha sempre detto che lo scontro fu assolutamente involontario. Speriamo che nulla accada di simile in questa serata. Buono il sinistro di Castiglione, che ha tamponato letteralmente l'assalto di Cialemitaro, che ora tenta di divincolarsi. È Castiglione che ha un po' legato questa volta, destro di Cialemitaro, poi sulla sua replica lega a Castiglione, sinistro di Castiglione, destro di Cialemitaro, a vuoto poi Cialemitaro, a vuoto anche Castiglione, sinistro del campione in carica. Ogni volta Cialemitaro lega, Castiglione va quasi automaticamente con lo sguardo all'arbitro, si lamenta un pochino Castiglione al suo angolo, ma non abbiamo visto grosse scorrettezze da parte di Cialemitaro. E termina ancora su un piano di parità questa seconda ripresa. Ancora applausi, e questa volta è cambiata la signorina, anche la nuova è molto graziosa. Andiamo avanti così. Questo dettaglio, un dettaglio simpatico e anche piacevole. Questa invece è la schiena di Gatti, è il manager di Cialemitaro. Un incontro fino a questo momento che non ha ancora offerto acuti. Un Luigi Castiglione che appare molto timoroso di eventuali problemi, eventuali, non voglio dire eventuali scorrettezze di Cialemitaro, perché non sarebbe corretto nei confronti del pugile siciliano, ma proprio Castiglione dà l'impressione proprio di temere gli scontri a corta distanza, proprio per evitarsi tagli, guai al volto dovuti non a colpi portati dai pugni dell'avversario, bensì da altre parti del corpo. Destro volante ma preciso di Castiglione, che Cialemitaro ha potuto soltanto parzialmente assorbire, visto che stava arretrando. Buon per lui peraltro. È il primo colpo di una certa consistenza che i due pugili si scambiano in questo incontro. Siamo nel terzo round e vi ricordo ancora che è in palio il titolo italiano dei pesi mosca, detenuto da Luigi Castiglione, il pugile, ricordiamo ancora, in pantaloncini rossi. Ha un leggero segno all'arcata sopraccigliare destra a Castiglione, ma è un arrossamento, niente di grave. Mentre Cialemitaro ha la stessa cosa sullo zigomo destro. Invitato Castiglione a tenere alta la testa. E raramente vediamo i due pugili in questa fase. Ancora il destro di Castiglione, parte da lontano ma arriva a segno. Bravo il campione, ha schivato ed è rientrato con buona lucidità. Ancora il destro di Castiglione, che sta facendo un po' la storia di questa terza ripresa. È già il terzo che va a segno. Tenta una reazione a vuoto Cialemitaro, deve incassare un altro colpo da parte dell'avversario. 1-2 di Cialemitaro, che comunque ha accusato i colpi del suo avversario. La reazione tipica del pugile che sa
di aver incassato dei colpi che fanno, che faranno pendere la bilancia almeno per la ripresa in corso dalla parte del proprio avversario, e di qui un certo tipo di reazione quasi nevrotica nel tentativo di accorciare i tempi. È uscito con un destro Castiglione dal break. È un incontro che dal punto di vista psicologico è molto sentito da parte dell'uno e dell'altro pugile. C'è molta tensione sul ring, al di là di ogni ulteriore valutazione tecnica, valutazione che in questa terza ripresa vede Luigi Castiglione avere la meglio. Termina la ripresa, una ripresa in favore di Luigi Castiglione. Dicevamo della tensione sul ring, una tensione palpabile, poiché Mercurio Ciaramitaro vuole assolutamente tentare di far sentire la sua nella categoria, una categoria che lo ha visto campione italiano per 3 anni, mentre Umberto Orti ci ripropone che il primo destro, questo è il primo destro di Castiglione, quel destro volante. Qui vediamo ancora un'azione del campione italiano, una terza ripresa che Castiglione si è aggiudicato, e lo abbiamo visto all'angolo. Ecco, vedete, è stato curato particolarmente il suo sopracciglio destro, non vi è alcun segno, vi è un arrossamento, i suoi secondi hanno ben lavorato. Ed eccoci alla quarta ripresa, parte subito Ciaramitaro, 1-2, reagisce bene Castiglione con un sinistro al volto. Sinistro largo di Ciaramitaro. Assegno Ciaramitaro, anche Castiglione. 1-2 di Castiglione che poi si scompone. E poi il campione italiano si è scomposto questa volta, ha rischiato, tenta di scusarsi con Ciaramitaro, il quale accetta soltanto parzialmente le scuse dell'avversario. È a difficoltà Ciaramitaro a imporre la propria box a Castiglione. Tra i due vi è di sicuro una notevole differenza di classe pugilistica, e peraltro Ciaramitaro tende anche a innervosirsi in questi frangenti quando proprio non riesce a inquadrare l'avversario. Ancora un destro in uscita da parte di Castiglione, ancora Castiglione con il jab. Peraltro rimane arduo nel caso suggerire o trovare una tattica diversa per Ciaramitaro, conoscendo ovviamente il suo modo di boxare, fatto più di irruenza, di generosità, che di classe, di tecnica, come invece è il pugilato di Luigi Castiglione. Abbiamo già detto come Luigi Castiglione tenti di prendere slancio da questo incontro per una eventuale avventura europea. Noi glielo auguriamo, soprattutto se Camputaro lascerà il titolo continentale per tentare l'avventura mondiale, come peraltro nei progetti di Salvatore Fanni. Altro peso mosca inserito proprio nel sottoclou, si fa per dire, di questa serata, opposto all'altro sardo di Sassari, Michele Poddighe. Ancora Castiglione in evidenza, un po' scorretto Ciaramitaro, ha abbassato la testa dell'avversario tentando di colpirlo, colpendolo anzi con corti montanti. Castiglione è andato verso l'avversario con un fare minaccioso,
polemico peraltro il break, e cominciano a scambiarsi sguardi non propriamente sportivi due, e termina la ripresa. Vedete, l'avevo intuito che tra i due cominciava a correre qualche avvenatura polemica eccessiva, infatti hanno subito confermato quanto avevamo appena accennato. Ha qualcosa ancora da dire Cerramitaro all'indirizzo del suo avversario che vediamo inquadrato ora. Gli applausi sono ovviamente al cartello mobile. Una ripresa in favore ancora di Luigi Castiglione, questa. È chiaro che se Mercurio Cerramitaro perde un pochino la lucidità, la linearità del suo pugilato, un pugilato che è già abbastanza caotico, è chiaro che l'incontro per lui si può mettere pericolosamente su una china sfavorevole. Siamo alla quinta ripresa, vediamo Giancamilli, sì, vi era un ritardo da parte dei secondi di Castiglione ad abbandonare il ring. Quinta ripresa, vantaggio per Castiglione. Ancora Castiglione, colpisce 1-2, perde l'equilibrio Cerramitaro, ma rimane aggrappato all'avversario. Destro di Castiglione a segno, molto preciso. Un destro d'incontro, sinistro in jab di Castiglione. Ancora 1-2 di Castiglione. Castiglione intanto viene sostenuto a gran voce dal gruppo di sostenitori locali. Ricordiamo che è foggiano di San Severo. E ancora Cerramitaro in difficoltà, riesce a sfruttare ogni spiraglio Castiglione. Ora prova un attacco di spalla Cerramitaro, è tutto veniale, ci mancherebbe. È un momento di difficoltà di Cerramitaro dal quale il pugile siciliano tenta di uscire prendendo tempo, è l'unica arma che in questo momento lui può usare, e forse fa bene a non accettare, a non tentare più assalti, visto che il tempismo del campione lo ha sempre punito. Ora colpisce con il jab Cerramitaro. Arriva il break di Giancamilli. Ci sarebbe il dominio con la forza che non basta. Rientra con un corto sinistro Cerramitaro. Destro di Castiglione, poi a vuoto nella replica in uscita. Destro di Cerramitaro che poi tenta il destro pesante, ma viene, per usare un termine non certamente comune al pugilato, viene letto dal suo avversario come in una partita di poker. Una quinta ripresa interlocutoria dove Cerramitaro ha ritenuto opportuno rallentare i suoi assalti per evitare le controrepliche dell'avversario. È una decima ripresa su un piano di parità tra i due pugili dopo due riprese di fuoco, la terza e la quarta. Questo quinto round un po' interlocutorio. Sesta ripresa, la prossima, lo vedete, forse no, non viene inquadrato il cartello, ecco, lo vediamo per Dordi. Si sente, adesso ci mostra anche il volto di questa ragazza sarda.
ottima esponente della terra che ospita questa serata, allestita da Antonio Puddu. Un incontro di cui vediamo ora una fase della quinta ripresa, che comunque tiene fede a quanto si attendeva. Un pugile dotato di classe come Castiglione, un altro, Celemitaro, dotato di grossa, di grande aggressività. Vantaggio per Castiglione, che ricordiamo ancora è il campione in carica. E Celemitaro attacca, deve incassare un bel destro da parte di Castiglione. Ancora segno il campione. Ora vediamo Celemitaro che tattica saprà e vorrà applicare. Se quella della precedente ripresa, nella quale abbiamo visto lo sfidante rallentare, attendere un po', oppure quella solita consueta che vede Celemitaro costantemente all'assalto. E sembra voglia rimanere un po' più sulle sue lo sfidante, come peraltro fatto nella quinta ripresa. Ora siamo nella sesta ed è probabilmente una tattica che potrebbe pagare maggiormente lo sfidante. Jab di Celemitaro che segue a quello di Castiglione, poi 1-2 di Celemitaro. Reagisce Castiglione ma non riesce a trovare il bersaglio questa volta. Ancora Celemitaro segno. Castiglione tenta di divincolarsi, interviene l'arbitro, cambia guardia Celemitaro ma si propone frontale a Castiglione e non appare questa la miglior tattica nei confronti di un pugile come il campione italiano. Arretra molto bene Celemitaro, poi colpisce anche con la parte posteriore del guantone, la parte alta Castiglione. 1-2 del campione a segno. Giacomini invita i due pugili a break a staccarsi. Vediamo. Ma di sicuro da quando Celemitaro ha deciso di usare una tattica diversa, l'incontro è più godibile, se vogliamo usare questo termine. Le prime riprese erano state più caotiche, quelle favorevoli soprattutto a Castiglione, la terza e la quarta. Ora a partire dalla quinta Celemitaro adopera questa tattica fatta di minori assalti, attendistica, e riesce a limitare i danni pur non portando grossi assalti. Ma questa sesta ripresa è comunque su un piano di parità, pur dando una preferenza leggera a Castiglione in virtù di quei colpi a cavallo di metà del round portati con buona proprietà tecnica. Peraltro prima ancora vi era stato l'attacco di Celemitaro, che aveva raggiunto il bersaglio trovandolo a più riprese. Ora vediamo la parte finale di quell'assalto, quando Celemitaro tenta di reiterare i colpi non trovando chiaramente più il bersaglio. Siamo al giro di boa dell'incontro, incontro valido per il titolo italiano dei pesi mosca tra Luigi Castiglione, inquadrato in questo momento detentore, e lo sfidante Mercurio Celemitaro. Un Celemitaro destituito dal titolo proprio da Castiglione nello scorso febbraio a Roma. Nuovo incontro ad aprile tra i due, netta la vittoria di Castiglione, e ora terzo atto di questo
Castiglione Calamitaro. Fino a questo momento il vantaggio è per Castiglione. Tuttavia l'incontro non è ancora finito, non è finito, ma non soltanto perché mancano 6 riprese, non è finito perché a nostro avviso Calamitaro potrebbe avere qualche cosa in più da dare di quanto non abbia fatto fino ad ora. Dovrà tenere a freno il suo, la sua aggressività, il suo temperamento. Vediamo. Castiglione intanto continua a colpire dall'alto di una classe pugilistica superiore. Intervento di Giancamilli intanto, il jab di Castiglione. Attenzione, campione questa volta. Eh sì, questa volta è stato Castiglione a tirare a sé l'avversario. Destro di Calamitaro, ma destro anche di Castiglione. Di nuovo uno per uno, tenta una reazione con un cambio di passo repentino Castiglione, non va a segno. Sinistro di Calamitaro che chiude lo scambio, è scorretto, scorretto Calamitaro, chiede scusa. Ma in effetti è una scorrettezza più visiva che effettiva, in quanto erano colpi appoggiati quelli di Calamitaro. Intanto c'è un segno rosso sulla parte destra del volto di Luigi Castiglione, quel piccolo segno che vediamo da alcune riprese evidentemente si è leggermente tramutato in ferita leggera. Auguriamoci che non sia nulla di grave per il campione italiano. Peraltro non vi sono state scorrettezze da parte di Calamitaro. Ora è uno scontro con le due teste, colpisce Calamitaro. Un incontro che comunque ha ancora qualcosa da dire nonostante la superiorità di Castiglione fino ad ora. Peraltro scivola campione, un campione che appare un po' troppo polemico nei confronti dell'atteggiamento del suo avversario. Si sa che Calamitaro quando entra in guerra, e usiamo il termine tra virgolettato, ci mancherebbe, non sempre ha delle reazioni prevedibili. Tuttavia occorre dare atto al siciliano che questa sera di comportarsi questa sera in maniera correttissima. Atteggiamento da guascone da parte di Calamitaro, fischiato dal pubblico. Si è conclusa la settima ripresa che vede ancora Castiglione imporsi, che ha visto Castiglione imporsi. Un finale così. Vediamo queste fasi che ci ripropone il regista Umberto Orti, sono gli attacchi di Calamitaro. D'accordo, la prossima è un'ottava ripresa, ma l'intendimento del regista non era propriamente quello di inquadrare il cartello, sicuramente, e anche degli operatori, perché è chiaro che si preferisce una bella immagine a volte. Ed eccoci all'ottava ripresa. Entra in addirittura d'arrivo l'incontro. Netto il vantaggio di Castiglione fino ad ora. Ancora il destro di Castiglione a segno, è il colpo che maggiormente si è visto in questo incontro, è il colpo che maggiormente di sicuro Calamitaro ha sentito.
sinistro di Ceremitaro. Prova poi il destro isolato lo sfidante, ma sfugge Castiglione, sempre molto mobile, sempre molto buono il tempismo del campione italiano. Difficilissimo per Ceremitaro inquadrare nel proprio mirino l'avversario. Ora attento l'assalto richiamato lo sfidante. Di sicuro nella prima occasione a febbraio scorso l'incontro fu molto più equilibrato. Anche questo terzo, pur non avendo una grandissima superiorità, ma Castiglione lo sta conducendo a proprio piacimento, si può dire. Evidentemente Castiglione pagò anche l'emozione del primo incontro con il tricolore in palio. Attenzione, parliamo quando vediamo le due teste incrociarsi. Si tratta di due pugili che hanno avuto sempre dei problemi. E soprattutto dovremmo dire Ceremitaro, che ha visto vanificare molti suoi incontri proprio per ferita. Intervento ancora di Giancamilli in questa ottava ripresa, una ripresa di sicuro fino a questo momento è la meno interessante, è quella che ha espresso meno, e termina. Piano di equilibrio fra i due in questa decima ripresa, si è fatto maggiormente vedere come di consueto Luigi Castiglione, ma non vi sono stati propriamente episodi degni di essere rilevati e ricordati. Siamo all'angolo di Castiglione. Nessun problema, fortunatamente, al sopracciglio destro. Questo invece è il volto di Mercurio Ceremitaro. Un volto tagliato, scolpito. Un volto da caratterista completo. Mercurio Ceremitaro che già a centro ring da attendere l'avversario per il gong della nona ripresa, che vede Castiglione partire con un destro volante improvviso, giunto parzialmente peraltro segno. Cambia guardia Ceremitaro e maglia in corse. 1-2 violento e volante da parte di Castiglione. Ora sembra voler stringere i tempi Ceremitaro, dando fondo alle sue energie, ma Castiglione forse non tendeva altro e ha colpito a suo piacimento proprio sull'assalto di Ceremitaro. Ora indica l'atteggiamento del campione all'arbitro Ceremitaro. Cambia ancora guardia e incassa di nuovo i colpi di Castiglione. Forse ora capirà Ceremitaro che non è il caso di cambiare guardia, avendo davanti un pugile intelligente, è in grado di sfruttare ogni episodio appena appena favorevole. Si lamenta per il colpo ricevuto a guantone aperto Castiglione.
una spallata di Ciaramitaro non vista dall'arbitro e neanche rilevata dall'avversario, a vuoto platealmente Mercurio. E Ciaramitaro richiama l'attenzione di Giancamilli. Cosa dire, Ovedi cosa fa? Destro che si incrocia, ultimo colpo per Ciaramitaro, ma è Castiglione che sembra avere in mano il bandolo della matassa. Destro di Castiglione pesantissimo, ancora il destro, e l'ha sentito Ciaramitaro, l'ha sentito, incappa in un sinistro d'incontro. Fase importante del combattimento con Ciaramitaro, che ha sentito nettamente il destro di Castiglione, reagisce con molta generosità, dando prova di grossa preparazione e di integrità fisica, ma il colpo è stato pesante e preciso. Reazione di Ciaramitaro, che incappa anche in un sinistro del campione italiano. A vuoto Ciaramitaro, è un corto montante che poteva avere ben altri effetti, come fosse giunto a segno. Sinistro di incontro da parte di Castiglione, ancora un sinistro di incontro, perde il paradenti Castiglione e giunge il gong a salvarlo da una punizione un tantino più pesante. Abbiamo i paradenti proprio davanti alla nostra postazione, ora viene recuperato dai secondi di Ciaramitaro, che perde nettamente questa ripresa, una ripresa della quale la classe di Luigi Castiglione è emersa in maniera netta, inequivocabile. Un incontro al quale Ciaramitaro si è presentato molto preparato. Ecco, rivediamo il destro, uno dei destri per altri di Castiglione. Abbiamo detto, si è presentato molto preparato Ciaramitaro, ma il divario di classe è emerso ben visibile proprio nella nona ripresa, in questi assalti di Ciaramitaro che mandano a nozze Castiglione, assalti che Ciaramitaro aveva accuratamente evitato per alcune riprese, riuscendo a limitare i danni, riuscendo a pareggiare alcune riprese, magari in attesa poi di dare qualche cosa di più nel finale. E invece nel momento stesso in cui ha accorciato le distanze e ha voluto stringere i tempi, Ciaramitaro è in corso nei colpi pesanti e precisi di Castiglione. Ancora un sinistro del campione italiano. Ancora intervento di Giancamilli, un incontro che fondamentalmente è stato corretto, occorre dirlo, nonostante le previsioni della vigilia. È un incontro fatto di pugilato non propriamente lineare, regolare, invece i due pugili sul ring sono stati esemplari. Segno che la sportività ha sempre la meglio nei momenti che contano. Sinistro intanto da parte di Ciaramitaro, da parte di Castiglione, scusate, sul volto di Ciaramitaro. Il ritmo è un po' calato in questa decima ripresa, peraltro Castiglione non ha alcun interesse di alimentare le cadenze. Peraltro Ciaramitaro si è accorto che attaccando subisce, e di qui la ripresa, la decima,
tantino fiacca dal punto di vista proprio del numero degli attacchi e dei colpi che i due pugili si stanno scambiando. Ha il suo da fare Camilli, Gian Camilli, spinge poi Castiglione, tira Calamitaro. Beh, una ripresa o fosse possibile da cancellare, questa è sicuramente la più inespressiva, la meno elegante. Non li presi qui i pugili, li sono scomposti più volte. Ricordiamo che i due sono in pratica coetanei, addirittura 20 giorni in più Castiglione, pur avendo una esperienza professionistica molto inferiore. Professionista dal gennaio 93 Castiglione, dal maggio 89 Calamitaro. E ci avviamo al termine di questa decima ripresa. Un destro di Castiglione, ma un colpo interlocutorio su un piano di parità. Questa ripresa in un incontro che vede comunque Luigi Castiglione nettamente in vantaggio nei confronti dello sfidante Mercurio Calamitaro. Un incontro che ha perso un po' di smalto in questa decima ripresa appena conclusasi. Probabilmente Calamitaro potrebbe essersi accorto della vacuità dei suoi sforzi e di contro, di conseguenza potremmo anche dire il suo desiderio di terminare comunque in piedi il combattimento. E siamo alla undicesima ripresa. Castiglione Calamitaro, titolo italiano dei pesi mosca in palio. È il terzo incontro fra i due e dovrebbe anche essere l'ultimo, perlomeno a giudicare anche dai progetti che si vanno allontanando da questo binario della 95. Progetti europei per Luigi Castiglione e progetti che possono reiterare tentativi per il tricolore da parte di Mercurio Calamitaro, che questa sera comunque vada sta dimostrando di poter tenere il ring, sta dimostrando di poter avere ulteriori chance per il titolo italiano e non è escluso che possa aprire un altro ulteriore capitolo con Michele Poddighe, con il quale si è già incontrato la bellezza di tre volte. Ancora un tentativo di Calamitaro, ma questa volta Castiglione ha legato subito. A voto ambedue pugili, poi al jab sinistro di Castiglione che va a segno, destro di Castiglione. Un montante sporco, possiamo chiamarlo così. Destro sinistro di Calamitaro. A vuoto in questo secondo tentativo consecutivo il siciliano. Si avvia a conservare con pieno merito il suo titolo tricolore Luigi Castiglione. Ora alimenta il movimento delle gambe proprio per evitare eventuali e ulteriori problemi.
ancora intervento di Gian Camilli. Intanto vediamo una macchia rossa sulla fronte di Castiglione, si incrociano i colpi dei due avversari, colpisce anche Calamitaro. Destro di Castiglione, reagisce Calamitaro. Timore è sempre quello di vedere qualche ferita inopinata. Destro ancora di Castiglione, ha risposto anche Calamitaro. E termina la undicesima ripresa in favore di Castiglione, di poco se vogliamo, ma comunque il campione italiano sta facendo vedere più pugilato, sta facendo vedere tutto il suo repertorio, sia nei momenti in cui Calamitaro è andato all'attacco, sia nei momenti in cui ha applicato una tattica maggiormente attendistica. Ebbene, in ogni circostanza la box di Luigi Castiglione non ha perso di lucidità e si è dimostrata assolutamente all'altezza. E siamo così alla 12ª e ultima ripresa, è netto il vantaggio di Luigi Castiglione quando sta per suonare il gong d'inizio della ultima ripresa. Come di consueto è già centro ring Calamitaro, prova subito il destro, addirittura i secondi di Castiglione hanno richiamato l'attenzione dell'arbitro sul atteggiamento eventualmente o forse scorretto di Calamitaro, ma non siamo d'accordo. Colpisce Castiglione, a vuoto Calamitaro che è riuscito solamente a toccare. Parte un destro volante di Castiglione a vuoto, ma era soltanto per frenare l'eventuale attacco di Calamitaro, cosa riuscita peraltro. Uno due di Castiglione, colpi di striscio non pesanti, non particolarmente pesanti ma precisi. È un po' fermo sul tronco Calamitaro e Castiglione è buon gioco su un bersaglio fermo, troppo fermo. Dà l'impressione, la sensazione che Calamitaro stia tentando il colpo risolutore, possibilità tuttavia remota considerando l'occhio, il valore e la freschezza atletica che ancora mette in mostra Luigi Castiglione, come peraltro anche Mercurio. È evidente che il Calamitaro sa del divario, una forbice amplissima, per cui tenta il tutto per tutto con un colpo risolutore, chi lo sa. Occorre anche ricordare che Calamitaro ha vinto soltanto una volta prima del limite per KO tecnico, altra volta vita preferita. Stringe i tempi il pugile di Castelvetrano, ma ricordiamo residente Manzara del Vallo. Destro sia di Castiglione che di Calamitaro.
si avvia al termine dell'incontro e è anche l'incontro che conclude la stagione pugilistica del 1995. Ancora fasi caotiche in questo finale. Spinge Ceramitaro, spinge Castiglione. Destro, sinistro di Castiglione, barcolla per un attimo Ceramitaro, ma è un attimo soltanto. Termina l'incontro, una ultima ripresa nella quale Ceramitaro ha tentato il tutto per tutto, ma nella quale ha dovuto subire di nuovo i colpi precisi del suo avversario. Nessun problema per quanto ci riguarda per il verdetto finale. Ora attendiamo quanto avranno saputo scrivere sui loro cartellini l'arbitro Giancamilli di Ancona e i giudici Carozza di Caserta e Galasso di Cagliari. Pudu, abbiamo appena detto, il gong che abbiamo sentito è l'ultimo del 95. Mi sembra che manifestazioni in giro non ce ne siano più. Sì, ecco, il 96 terminato. Che cosa propone? Abbiamo detto, io non ne ho parlato, ma si sa, di questo rinnovato impegno della RAI, a fronte però dell'impegno da parte degli organizzatori di proporre incontri di un certo livello, certo, a valido soprattutto. Certo, perché noi dobbiamo essere, soprattutto noi organizzatori, dobbiamo imporre certi combattimenti, che ci siano delle aste degli sfidanti ufficiali molto validi, e questi certamente la federazione lo fa, e gli organizzatori devono, anche quando si fanno delle sfide a trattative private, che siano degli avversari, dei campioni, oppure i nostri pugili, che trovino dei campioni validi, ecco. Peraltro l'incontro di questa sera, pur non raggiungendo vette di assoluta, bellezza, ecco, vorremmo dire, pugilistica. Secondo me è stato condizionato dal molto nervosismo dei due pugili, erano abbastanza tirati perché erano nervosissimi. Ma io credo che Castiglione comunque fino al primo round abbia un po' esagerato nel temere le eventuali scorrettezze di Ceramitaro. Un Ceramitaro che si è comportato benissimo, mi pare, sul ring. Esatto, abbastanza. E il tipo di pugilato di Ceramitaro lo conosciamo, è agonisticamente abbastanza spinto, per cui ma come scorrettezze vere e proprie non ne ha fatto. Anzi, diciamo che Castiglione, che è un gran bel tecnico, che picchia abbastanza bene pulito, è andato abbastanza giù con le testate, ecco. Non colpendo, però ecco, sono stati abbastanza, certo, puliti tutti e due. Intanto un bel immagine sul ring con i due pugili dopo le polemiche e i colpi degli ultimi minuti, gli ultimi 40 e passa minuti. Ora un abbraccio liberatorio a sancire proprio la stima reciproca che vi è. E sentiamo i cartellini. Arbitro Giancamilli, 120 Castiglione, 113, 3 e 3, 6, noi abbiamo un 120 e 106, 114, sì, Carozza, 120, 114, e siamo sulla stessa linea di Carozza, Galasso, 120 Castiglione, 115 Ceramitaro, per cui vittoria netta ai punti del campione Luigi Castiglione, che si conferma così tricolore a pieno titolo. E ora vediamo se riusciamo a averlo subito. Castiglione aveva qualche cosa da dirci, ci ha comunicato prima dell'incontro. Ancora i due pugili che salutano il numerosissimo pubblico di sportivi che hanno gremito il palazzetto dello sport di Quartu Sant'Elena. Ecco, finalmente Gresta riesce a portarci Luigi Castiglione. Eccolo qui. No, Luigi, complimenti. Adesso il titolo italiano dopo tre volte che incontri Ceramitaro, basta, no? Sì,
spero che la federazione non me lo faccia più, sperando ufficiale, spero di aver finito il capitolo, il giallo Ceramitano. Sì, comunque occorre anche dire una cosa, che tu fin dal primo round hai un po' troppo, direi, enfatizzato le eventuali poi scorrettezze di Ceramitano che stasera non sono viste. No, non si sono viste, anzi mi congratulo con lui che ha fatto un buon match, però sono salito sul ring, come hai detto, già preoccupato delle sue scorrettezze che oggi non le ha fatte come l'altra volta. E adesso? Adesso spero che il sindaco di San Severo, mi trovo Giuliani, faccio un ringraziamento, credo che mi fa fare l'europeo a San Severo. Lo ringrazio. Che cos'è, una richiesta o un ordine? Ma non è né un ordine né una richiesta, so che è una promessa, so che lui ci tiene tanto a far vedere pure i lati positivi di San Severo e io sono uno di quelli. Sto titolo lo posso dedicare alla mia ragazza? E come no? Antonella, ce l'ho fatta, un bacio. E ringrazio tanto Chiavolotti che mi dà ste... Grazie e complimenti di nuovo a Luigi Castiglione. Bene, con queste immagini è tutto, signore e signori. Grazie per averci seguito dall'ultimo incontro del 95. A voi tutti un buon anno pugilistico, un anno sereno. Arrivederci.